abbiamo scoperto tanto altro, l'infiltrazione della criminalità organizzata all'interno dell'AMTA, abbiamo scoperto di come le assunzioni temporanee fossero determinate appunto dalla malavita organizzata e che nei grandi eventi la malavita organizzata intervenisse per determinare anche le tariffe di chi andava a parcheggiare la macchina. Abbiamo scoperto tutto quanto questo. Rispetto a tutto quanto questo, noi cosa avremmo dovuto fare? Stare zitti? Rivolgerci, come abbiamo appreso, ahimè, avantieri da parte di Michele Emiliano, al boss di Bari Vecchia, chiedere a loro magari di che cosa avremmo dovuto fare? Oppure rivolgerci alla persona che è tenutaria della nostra sicurezza. Guardate, e noi non siamo andati a chiedere lo scioglimento del comune di Bari. Per noi non vogliamo e non vorremmo mai che Bari fosse sciolta per mafia, perché è un'onta che colpisce la nostra città. Ma non si può. Con queste parole è iniziata la conferenza stampa tenutasi nell'aula consiliare del comune di Bari, indetta dai parlamentari pugliesi del centrodestra in seguito alle polemiche sorte dopo la decisione del Viminale di inviare la commissione di accesso per valutare l'esistenza di infiltrazioni mafiose all'interno dell'amministrazione comunale. Non poteva mancare il riferimento al racconto, poi parzialmente rettificato e smentito dal sindaco di Bari Antonio De Caro, fatto dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano sabato mattina durante la manifestazione a sostegno del sindaco del capoluogo pugliese. Il governatore racconta di aver accompagnato l'allora assessore al traffico a casa della sorella del boss Capreati. Ciò che chiede il centrodestra è di abbassare i toni e pone 10 domande al sindaco De Caro, mirate, spiegano, a fare chiarezza. Noi vorremmo che il sindaco De Caro accettasse di buon grado la presenza dei commissari, perché se non si ha nulla da nascondere, la verità non deve far paura. Beh, siamo noi a dirvi giù le mani dalla città, perché riteniamo che da questo punto di vista il centrodestra abbia tutti i profili valoriali per evitare che quello che è accaduto fino ad oggi possa ripetersi. L'AMTAB in queste condizioni, non certamente perché abbiamo amministrato noi, sono 20 anni che non tocchiamo palla in questo comune, se ci sono delle situazioni, diceva bene Marcello Gemmato, per una colpa invigilando, per non aver vigilato o per aver tollerato magari, questo lo verificherà la commissione, queste sono responsabilità che poi ricadranno ovviamente solo e soltanto su chi ha governato, quindi mi sembra che l'operazione Verità abbia questo scopo, verificare che cosa è accaduto e se vi sono delle responsabilità. Abbiamo chiesto più volte al sindaco De Caro di far convocare dal Presidente del Consiglio Comunale di Bari una monotematica sui fatti che stanno avvenendo. Ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. Noi vogliamo semplicemente questo tipo di chiarezza e staremo accanto alla città di Bari e al sindaco De Caro per sconfiggere questo momento, diciamo, non bellissimo, che sicuramente non rappresenta realmente la città bella, la città produttiva.